Sei triste, annoiato, hai la depressione. Guardati le pillole del caffè. Buon divertimento. Dottore, ditemi qualche cosa, parlate, non facite sta signor parte. Aldo, ma che vi devo dire, che vi devo dire, signor Aldo? Qua parla tutto chiaro. Chiaro che cosa? Insomma, io tengo due notizie, avrà, signor Aldo. Sì. Una è buona, ma nata è cattiva, cattiva, cattiva. Oh, Gesù. E decidimi subito l'amalamento, non voglio sapere che si tratta. E l'amalamento è questa, le analisi si trova che è questo. Voi non avete una semplice infezione a quella gamba. Voi purtroppo tenete la gangrena. Noi la gamba la dobbiamo amputare. No! Mi dispiace vedere un uomo con i capelli bianchi che piange. Ma voi domani al risveglio non troverete la gamba, signor Aldo. Dottore, decidimi una cosa, se parlate di una notizia buona, qual è? La notizia buona, cosa è? Facci pazienza. Sì. L'hai vista l'infermiera amici? E come no? L'hai visto quando è buono? Eh? Di mano ma faccio. Gradite? Giustamente, ha visto i gradi, dice gradite. Grate, gradite. Grate perché ne tengo tre, sono maresciallo tre volte, se no era grato. Sempre. Un po' di cultura, un po' di cultura. Allora, qua in questo bar dice che fare dei gelati molto buoni. Sì? Sì. Io mi consiglierei il gelato, tu che vuoi? La coppa del nonno. Guardate, con tanto gelato ti apri un gelato, lo vuoi e chi fa cazzacchi? Marisha, non capite niente, la coppa del nonno è un gelato. Ah, la qualità. No, 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 invece io pretendo la bomboniera. E che sta, ma la comunione chiamava bomboniera? Marisha, è nato la bomboniera. Ma sempre queste cose elaborate, sempre queste nuove generazioni. Andiamo, bella, guagliare, tu che vuoi? Un cornetto. Un cornetto? Non abbassi quello che ti fa la moglie, nateci una volta, nateci. Vabbè, a me Giovarotto, io direi grato, un bel gelato. A pistacchio? No, 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 a me, pistacchio sono scegli sul gelato che vuoi. Caralducci mio, guai non vengono mai solo, non vengono mai solo. Ma perché, che è successo? Ti ricordo quando a viaggio l'hanno fatta insieme a te? Ecco, ma no. Sempre viaggi sbariamente, come si dice? Femmina, night club, champagne. Mamma mia. Lui ha detto, ma Cuba, o Brasile, Porto Rico, Messico. O Messico. Ce l'hanno vista a Santo Domingo, che femmina sembra a Santo Domingo, bella. E poi gli ultimi 4-5 anni ho obbligato da mia suocera, vecchia bizzocca, credente, si è fatta sempre bene, i viaggi santi, ma portare a Fatima, a Lourdes, ci fatto prima Fatima, poi ci fatto Lourdes, ma a Lourdes va tutto, ci fatto Gerusalemme. Bella però. Ringraziando a Dio, ci ha avuto pure un miracolo. Quale miracolo? È morta mia suocera. Oui, e come è morta? A Gerusalemme, si è affogata una portata. In un ristorante, bella polpetta in canna, faceva mia moglie, vatta la reterina, faceva bene, che non capiva, metteva in canna, ma la polpetta, s'azzeccava più assai. Mamma mia, che problema che ha avuto. Ma che problema, che l'ha stato, gli schifava il polpetta, quando la polpetta ci sa, ognuno mi le amo. Poi quando mi che polpetta, mi faccio la patria. E beh, perché sei così triste? Lui? È perché per portarmela da Gerusalemme qua a Napoli ci vogliono 20.000 euro. Mamma mia. Scusa, ma perché per seppellirla quanto ci vuole? No, per seppellirla non ci vuole niente. 200 euro e te ne esci. Gesù, è perché non fai seppellire a Gerusalemme? Tu, che stai dicendo? Gerusalemme, la terra santa. Lo terreno è pericoloso, tu. E perché? Tu scorda, caro, 1000 anni fa, un cristiano si sussettenà da voi. Tu, e sta resuscitando pure ognuna mia. Non è meglio che raffonghi 20.000 euro e me la porta qua. Caralducci mio, guai non vengono mai solo, non vengono mai solo. Ma perché, che è successo? Ti ricordo quando a viaggio l'hanno fatta insieme a te? Ecco, ma sembra viaggi sbariamente, come si dice? Femmina, night club, champagne. Mamma mia. Lui ha detto, ma Cuba, o Brasile, Porto Rico, Messico. O Messico. Ce l'hanno visto a Santo Domingo, che femmina sembra a Santo Domingo, bella.
E mo gli ultimi 4-5 anni ho obbligato da mia suocera, vecchia pizzoca, credente, si è fatta sempre bietere, i viaggi santi, ma portare a quello paese, come si chiamava, Fatima, ma portare a Fatima, a Lourdes, ci fatto prima Fatima, poi ci fatto Lourdes, ma a Lourdes va tutto, ci fatto Gerusalemme. Bella però. Ringraziando a Dio, ci ha avuto pure un miracolo. Quale miracolo? È morta mia suocera. Oui, e come è morta? A Gerusalemme, si è affogato una purtroppo. In un ristorante, bella polpetta in canna, faceva mia moglie, vatto la reterina, faceva bene che non capiva, metteva in canna, ma la polpetta, si azzeccava più assai. Mamma mia, che problema che ha avuto. Ma che problema, che l'ha stato, gli schifavi polpetta, quando la polpetta ci sa, ognuna mi le amo. Poi quando mi che polpetta, mi faccio capire la croce. E beh, perché sei così triste? Lui? È perché per portarmela da Gerusalemme qua a Napoli ci vogliono 20.000 euro. Oh, mamma mia. Scusa, ma perché per seppellirla quanto ci vuole? No, per seppellirla non ci vuole niente, 200 euro e 10. Gesù, è perché non fai seppellire a Gerusalemme? Aldo, che stai dicendo? Gerusalemme, la terra santa, lo terreno è pericoloso, Aldo. E perché? Discorda, caro, 1000 anni fa, un cristiano si susseterà da voi. Aldo, e sta resuscitando pure ognuna mia. Non è meglio che raffonghi 20.000 euro e me la porto qua. Mamma mia, signor Alta, ma voi siete insopportabile, voi siete un malato immaginario. Ma... voi mi chiamate 3 a notte per mi dire non posso dormire. E pigliatemi un pinno, le ha dormito. Venite qua in coppa, venite i 4 quando era prima, venite 9 a sera. Sempre domande. Ho come la dico, caccia a cuore, dimmi tutto qua. Abbiate pazienza, non vi disturbo più, voi siete una persona così brava, io poi mi fido solo di voi. Andiamo, faccio 2 o 3 domande e poi vi tolgo il disturbo. Se aiuta a rischiare tutto. Andiamo, forse passi. Facciamo queste domande. Dottore, ha messo il ginocchio che vedete, da un po' di tempo non riesce più a piegarlo, lo piega e sente proprio un crack. Che sarà? Che sarà? Te mi tirano in due cazzone. Che sarà, signora? Tenete 60 anni, 60 anni ogni tanto può avere reumatici, può avere di artrosi. E fanno i botti in due ginocchio, teniamo tutto qua. Ho capito. E poi che sta da parte, per esempio, il pollicione, il dito grande del piede. Non lo so, perché ci pigliate a botto, qualcosa sta facendo una specie di cipollone a tutti. E voi, se voi l'avete detto, sarà qualche botta, si è guastata un po' la circolazione sanguigna. Che stai qui? E poi non mi dica una cosa, dottore, vedete sul braccio? Quando inizia così, ma era un rulore che non lo posso, la c'hai sa due mani, così. È perché voi portate la macchina con braccia fuori, un po' che niente, è venuto fuori l'artrosi, niente da un gomito, il capitello radiale. Ho capito, ho quasi finito. Siete troppo pesante, signora, siete pesante. Pazienza, ho quasi finito e me ne vado. Dottore, con la pressione alta, i sintomi quali sono? La pressione alta? Quando la pressione è alta, gira un po' con la testa. Poi io sapevo, ma girata. Dottore, con la pressione abbassa, i sintomi quali sono? Cava gira nel palla, signor Alta, come mi state facendo girare a me? Ma lo sai che le bestie cambiano pellizza ogni anno? Statta zitta! Non so fa sentire a mamma te! Signora! Ehi! Signor, 50 euro ce ne vuole me? Ma io, ma tu l'hai vista la coscia? Vabbè, signor, andiamo bene, 100 euro ce ne ha. Ti sto dicendo, guarda te buona coscia! Signor, però andate in casa a mano, 50 euro non se ne parla più, andiamo! Voglio, ma le guarda da coscia! Signore, ma io non tengo proprio più tutti questi soldi. 200 euro, 200 euro, va bene! Va bene! Cazzo, mi fate scopo! Lo sai? Sono riuscita ad ottenere che mio marito, ogni volta che cerca i calzini, non rovista i cassetti e lascia tutto in ordine. Veramente? Sì. Ah, invece io sai che cosa ho ottenuto? Mio marito, quando porta la sigaretta alla bocca, non mi fa più cadere la cenere sui pavimenti. Ah, usa il posacenere! No! Ha fatto la panza! Pazza furiosa, pazza infamosa, che tiene cadinte. Non te la voglio dire. Mannaggia, dimmi che tiene infamosa, cadinte. Non te la voglio dire. Dimmi che tiene, pazza, dimmi che tiene qua dentro. Uè, non te la voglio dire. Perché non vuoi dire che tiene cadinte? Perché non te la voglio dire. Dimmi che tiene la dente. Tengo il mio bambino. Azza, te l'hai mangiato. Maresciallo? Dimmi, Manuela.
Questo uccello ha un valore inestimabile. Questo uccello? E perché? Sì, ha assistito alla rapina che hanno fatto ieri sera in banca. Ah. Ed è l'unico testimone oculare. E dato che parla, potrà dirci i nomi dei ladri. Allora, ma che stai dicendo? Sì. Ma come l'uccello parla? Sì. Tu l'hai sentito parlare? Certo. Veramente? Sì. Complimenti. Mi raccomando, maresciallo, custoditelo bene. È pensiero mio, Manuela. Grazie, grazie. Prego. Potete andare. Arrivederci. Potete Mi raccomando, occhio all'uccello, maresciallo. Occhio all'uccello. Al maresciallo uccello. Maresciallo. Però io sono stanco, ma ci riposano poco. Perché non ce la faccio più. Che è successo? Hanno rubato l'uccello! Ma quando mai? Chi ne sta ancora qua? No, la gazza! Qui! Qui che gazza state dicendo? Ehi, oh, ma che è successo? Che hai mangiato? No, niente, Aldo, non ti preoccupare, niente di pericoloso, niente di grave. Ma ti fosse buttato qualcosa malamente? Ma no. Ti avessi pigliato il caffè a mano? No, Aldo, no. E se posso sapere che è successo? Stai sputando a tre ore. Oggi mi sono scommesso con mia... con mia suocera. La partita di carte. Che se io perdevo, le erano quasi in bocca. E allora? Ha vinciuto che l'ha scornacciato. Ah, che dolore, che dolore. E che sta facendo? È il maresciallo Di Maio, ha battuto la testa contro la porta della caserma, si è rotta capo. Mamma mia. Allora andiamo a vedere come sta. Andiamo. Che dolore. Maresciallo, che è successo? Che è successo? Non ne va a fare presto, sono chiuso per correre, boom, sono sciogliato. Ah, ci tuzzate da capo a capo vicino, vicino alla porta. E che state facendo? E che sto facendo? Sono andato subito dal dottore. E il dottore ha detto, fa passare loro, bagnate subito la zona dove avete battuto con la testa. E se sta lavando? Ma chiaro, ma faccio un male prima. È permesso? Avanti. Dottore, dottore, io sono disperata. Signorina. Ho passato un guaio troppo grande. Ma forse siete incinta? No, il mio fidanzato. Un maroni, il vostro fidanzato è incinto? No, dicevo, il mio fidanzato ha bevuto un litro di benzina. Ah. Ma può fare? Se non corre assai... Può fare pure 15 chilometri. Ragazzi. Sì. L'autocivetta è pronta? È prontissima. Abbiamo avuto una chiamata urgente, dobbiamo andare a sventare una rapina. Sì. Mamma, essere veloci, un lampo, un flash, solerti. Sì. Eh? Siete pronti? Sì. Assediamoci. Come? Assediamoci. Sediamoci. Sedia, assediamoci. Sedia, assediamoci. Un po' che cultura, vi voglio bene. Guaiù, un flash, via, sì. Forza, velocissimi, più veloci della luce. Eccoci. Appunta, sì. Mettete subito la sirena. L'ho dimenticata in caserma. Mannaggia, capa vostra, siete sempre distratti a già risolvere sempre tutto così. Non mi preoccupate, andiamo bene. Gnau, gnau, rosso, blu, rosso, blu, gnau, 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 rosso, blu, rosso, blu, gnau, gnau, oh, partito, no, si sta scavolando cannero. Rosso, blu, gnau, gnau. Dite, signor Di Maio, in che cosa vi posso servire? No, dottor, amore, di voi non servite. Voi al limite favorite. Ecco, io mi sento gratificato di essere un vostro paziente e direi quasi un amico, perché vengo spesso qua da voi, no? Ho notato, negli ultimi tempi ci stiamo vedendo molto spesso, voi e la vostra famiglia. Bravo, bravo, l'hai notato le cose? Certo, certo. Io perché vengo spesso? Perché vengo tutta la famiglia? Perché? Perché anche voi avete il diritto di vivere. E io vi ringrazio. Per esempio, voi ogni volta mi prescrivete lo sacchi in medicina, proprio il catasto in medicina. È la scienza che ce lo impone. E io le vado a comprare, perché? Perché anche il farmacista... Hai il diritto di vivere. Ecco, però non ho capito poi perché tutte le medicine che io vi prescrivo e pigliate e gittate in damunez. È perché anche io ho il diritto di vivere, no? Ah, collega, ma che tutto bene e tutto a posto? Ma che state dicendo? Sì, l'intervento secondo me è venuto bene, però vi siete scordati un piccolo particolare. Si doveva tagliare la gamba destra.
E voi invece avete tagliato la sinistra. Sei scema proprio. Ah. Dottore! Prego. Dottore, ho passato un guaio. Che è successo, signorina? Ditemi con calma, che sta? Mio padre! Si è mangiato un euro, ma mo può morire. Signori, il Berlusconi è pronto, stanno mangiando tutto l'Italia e stanno buono ancora. Sono un poco preoccupato, Manuel. Hai visto che ora si è fatta? Il 9 mesi con maresciallo ancora non si vede. E non ti preoccupare, sarai andato a fare la spesa e avrà trovato un po' di folla. E vabbè, ma 3 euro mi pare pure un po' esagerato. Ma no, la mia. Mamma lo calma. Ma no. Ma aiutare. E capite combinato? Aiutare. Che è successo? Ma io, Manuel, ma ci visto, è brutto, ma ci visto. Parlate. Ho avuto un agguato. Un agguato? Un agguato, quattro delinquenti. Uno mi tirava, un'altra mi buttava, un'altra mi ha paccheriato, un'altra mi ha sbattuto delle ruotate che guardate, si hanno pigliato l'orologio, mi hanno scassato in canna, si hanno pigliato l'accettino, si hanno pigliato il portafoglio, in da sacca, si hanno pigliato tutta la spesa, in da macchina, quattro e loro. Gesù, è venuto la pistola? No, la pistola non si hanno arrivato a pigliare, perché l'ho nascosta bene. Maio. Signora dottoressa! Che bella sorpresa! Io la trovo in forma splendida! Ci dà la verità, eh? E lei è radioso, eh? Ma mi dica, come va con la dieta? Troppo bella, dottoressa, troppo bella! In una settimana, 70 kg! 70 kg? E come avete fatto? Ma ci ruota 70 kg a cuova! Ma come avete fatto? Ma ci cacciate a butera, ma! Ma guardate sti pittori che schifo, hanno lasciato tutto sporco a cancoppo dove noi dobbiamo mangiare. Meno male che se ne hanno niente. E intanto, Guagliaro, ti devo dire una cosa. O sai io di che cosa sono invidioso dei fravagatori in genere? I marenne, chi lo fanno che le marenne che fanno spesi solamente a guardare? E per forza, chi lo vengono nel paese? Ma riusciamo, ma questi sono tanto belli in da campagna, ma perché ve ne siete venuti dentro all'arma? Guagliaro, tu non ci crederai, ma io schifo i cafuni. Eppure maresciai, capone quelle che tengono belle, che tengono tutta roba genuina a casa loro. Mangiano solo roba genuina. L'insalata si fanno con i loro semi, i puparuli con i loro semi, i mugnani con i loro semi, tengono semi fave, semi fagioli, semi pesili, tutto genuino. Maresciai, a proposito di roba genuina, qua mi hanno lasciato un po' di salame, proprio si capone, si fravagatura. Ecco qua, volevo far assaggiare un po'. Posso? Prego. Prendo con le mani? Prego, è ottimo. Non è che siamo sporchi, che ci hanno rimasti in da munnezza, senza offesa a voi, per l'amor di Dio. Prendo con le mani. Come no? Assaggiate, è buono. I menaggi fatti un po' a colazione, veramente è stata una cosa... Uno, una cosa due, eccezionale. Tre, quattro, cinque e sei. Ecco qua. Com'è, maresciallo? Guagliaro è ottimo. Sapete che faccio domani? Chiamo a suo fravagatore e me lo faccio portare un poco pure per voi, vabbè? Non c'è bisogno. Ho preso i semi. Marzia Emanuela, venite a casa, sentite. Tu da tua mamma, quindi tu da tua zia, dovete prendere esempio. Mamma da una donna cristallo, una donna, un eroe, un'eroina, una donna meritevole. L'avesse dato un premio Nobel all'umanità, hai capito? Un premio Nobel all'umanità. Ma perché? Che è successo? Che è successo? Entra sto premio giù in giro. Sì, non sai niente, sono stato fuori a fare una crociera. Ti sei divertito? No, sono stato 7 giorni fuori, una bella crociera con tutte le isole, le cose, la Grecia, bella mia moglie. E devi sapere, per allacciarci a quello che diceva prima le ragazze, appunto. Lunedì abbiamo conosciuto proprio l'ammiraglio della nave, il comandante, un bell'uomo con i capelli brizzolati, un uomo affascinante. Questo signore martedì ha sorriso a mia moglie in maniera accattivante, sa, mia moglie è una donna per bene, è stata al gioco. Mercoledì chissà addirittura ha strizzato l'occhio, ci ha invitato a cena, sa, un bacio a mano, proprio una corte spietata. Giovedì si era avuto proprio, l'ha regalata, ha fatto trovare dei fiori nella nostra suite, che io tenevo la suite, fittata. Qui è una bella donna, tua moglie. Bella donna, bei fiori.
venerdì, chi si sei sbottonato proprio al dolce mio? Hai detto chiaramente, hai detto, signora mia, sabato mattina, approfittate che era andato un attimo fuori, signore, sabato mattina, massimo sabato sera, se non fate l'amore con me, talmente che mi sono innamorato di voi che prendo la nave all'affondo. Ui, e sabato che cosa è successo? Sabato che è successo? Mia moglie ha salvato la vita a 1800 persone. Sono fiero di mia moglie, sono fiero. Maresciallo, maresciallo, posso fare? Lo sapete perché questi due pollici sono due pesci? Sono due pesci, maresciallo. Non lo so perché. Perché sono identici. Identici, identici, capito? Identici. Oh, sa, spiegalo, allora di il dentice. È bellissimo, è bello, bellissimo. È marito, un po' demenziale, però insomma. Sì, sì, sta venendo Guagliarulo, lo faccio io. Guagliarulo! Guagliarulo, è stato proprio vicino a noi. Avanti, maresciallo. Vai, vai. Guagliarulo, Guagliarulo. Dite. Bella figura vicina, signore. Lo sapete perché questi due pollici sono due pesci? No. Perché sono uguali. 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 Papà, dimmi una cosa. Ma per fare figlio bello, come si ha da fare? C'è una femmina bella e non bella. E per fa brutto? Ce la domanda a mamma. Sì, Pasqua, ci capite? E ci venimmo a partire. Igaro qua, Igaro là, sono un barbiere di qualità. Igaro, Igaro, Igaro qua, Igaro là, sono un barbiere di qualità. Igaro, 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 Igaro. Oscar, era Figaro. Statta zitto, Trincella, che non ci voglio parlare. Tengo che fa. Tre caffè. Gentilmente dovete fare il buono alla cassa. Accompagnami. Gentilmente, potremmo avere tre caffè? Mariscia, ma che state facendo? Il buono alla cassa! Ma tu sei pazzo, ma che stai facendo? Ma quale pazzo io pazzo? Tengo tutto il piano in testa. Rimane a mattina, piglio scaletto, poi in faccio cancello, scavarca e me ne fui. Te ne fui a ca? Uè, uè, ma che hai fatto? Non te ne fui io di più? E come me ne fui? Non vedo che il cancello sta aperto. Io scaletto non poi. Guardate che questo, guarda. Manuele, ma perché stai piangendo? Che è successo? Ho perso il mio cagnolino. Non ti preoccupare, vediamo di trovarlo, diciamo, ai colleghi, qualche pattuglio. Come potessimo fare? Fa una cosa, metti una bella inserzione sul giornale, o no? Magliaro, ma non dici di passare io, metti l'inserzione in coppa giornale. Che la metti a fare? Pare che un cane sapeva leggere. Oggi non mi fidi avere anni una. Ma Crema, come sei silenzioso oggi? Ragazzi, questo è scena pazza. Ha visto il mio tubetto di attack? Ma quali collirio? Osha! È il dentifricio! Hai visto? In pochi minuti ti si scrutate i wire, grazie alle pillole di Oscar Di Maio.